Ciao ragazzi, in questo video vorrei parlarvi di Speedlight. Dagli stessi creatori di SmartPot nasce Speedlight, che permette di entrare in Second Life utilizzando un semplice web browser. È possibile tenere l'avatar online 24 ore su 24 e avere sempre a propria disposizione la cronologia dei messaggi. È inoltre possibile utilizzare Speedlight dal proprio smartphone o dal proprio tablet e passare da un device all'altro senza sloggare. Alcune funzionalità di Speedlight sono gratuite, mentre altre sono a pagamento. Vediamo in dettaglio quali sono le funzionalità gratuite, che a mio avviso sono più che sufficienti per chi desidera avere la possibilità di accedere a Second Life attraverso il proprio cellulare, oppure semplicemente attraverso il proprio web browser, quando si deve fare qualcosa di veloce e che non richiede la tridimensionalità di Second Life. Quali sono le principali funzioni di Speedlight? Esse sono la possibilità di teletrasportarsi in un luogo specifico avendo a disposizione un SL URL, la possibilità di vedere la mappa e coloro che ci sono vicini, la possibilità di cercare un residente di Second Life digitando il suo nome, la possibilità di accedere alla chat locale, la possibilità di leggere e inviare messaggi, la possibilità di vedere gruppi, la possibilità di accedere a gruppi, la possibilità di vedere il proprio inventario e mettere ordine anche cancellando oggetti, la possibilità di mandare oggetti che sono presenti nel proprio inventario ad altri residenti, la possibilità di inviare denaro. Alcune funzionalità sono uniche di Speedlight e in particolare esse sono: tenere l'avatar online mentre il browser è chiuso, guardare la cronistoria dei messaggi anche mentre l'avatar è offline, mantenere e vedere le proprie transazioni. Speedlight dà anche la possibilità di mandare dei messaggi a più persone contemporaneamente e di inviare notice ai gruppi. Vi è anche la possibilità di uploadare oggetti nel proprio inventario e di vedere il mondo in 3D. Guardando la comparazione tra il piano gratuito e il piano Gold, ci rendiamo facilmente conto che anche il piano Free è assolutamente conveniente. Infatti, il piano Free differenzia da quello Gold semplicemente per il fatto che il piano Free permette all'avatar di restare online per un tempo massimo di un'ora, mentre il piano Gold lo permette in modo illimitato. Il piano Free inoltre non permette di tenere l'avatar online una volta che il web browser viene chiuso, mentre invece il piano Gold ha questa funzionalità. Il piano Gold permette un invio temporaneo di messaggi a più persone, mentre il piano Free non ha questa funzione attiva. Per creare un account con cui accedere a Second Life tramite Speedlight è necessario in primo luogo creare un account Speedlight. Fatto questo, sarà possibile aggiungere a Speedlight il proprio account di Second Life. È possibile aggiungere più avatars e non soltanto uno. Quindi la prima cosa da fare è creare un account Speedlight, attraverso il quale accedere alle funzionalità principali del sito. La più importante è quella che ci consente di aggiungere il nostro avatar e inserire la nostra username e password attraverso la quale ci loghiamo su Second Life. Una volta che avremo raggiunto il nostro avatar, vedremo l'immagine del nostro profilo di Second Life. A questo punto sarà possibile loggarsi in Second Life. È necessario dare la nostra password di Second Life, il che naturalmente comporta la consapevolezza che stiamo dando i nostri dati sensibili a terzi. Considerato che il creatore di Speedlight è lo stesso di SmartBot, io mi sono fidata e credo che questo creator sia affidabile, ma ovviamente ognuno fornisce le proprie credenziali a suo rischio e pericolo. Una volta che ci siamo loggati, in basso a destra, possiamo vedere un timer che ci mostra chiaramente che abbiamo a disposizione un'ora di tempo. Trascorsa quest'ora, dovremo necessariamente sloggare. L'aspetto interessante è però che una volta che abbiamo sloggato, se riloghiamo abbiamo la possibilità di avere un'altra ora, che parte dall'inizio. Se invece vogliamo più tempo a disposizione senza preoccuparci di dover sloggare e riloggare, la soluzione migliore è quella di scegliere uno dei piani a pagamento. Al termine di questo post lascio tutti i riferimenti utili per vedere le condizioni free e a pagamento di Speedlight e per sapere come fare per diventare utente Gold.
Desidero precisare che la funzionalità di poter vedere il mondo 3D attraverso Speedlight attualmente non è ancora attiva. Leggendo sul loro sito si apprende che hanno già raggiunto l'80% di questo obiettivo, pertanto questa funzionalità verrà rilasciata al più presto. Se decidete di usare Speedlight, consiglio di creare un account anche su Discord e di unirvi al gruppo Smartbot di Discord. Infatti, unendosi a questo gruppo, è possibile avere assistenza in caso di problemi relativi all'uso di Speedlight. Credo che Speedlight possa essere un'ottima alternativa a Lumia, che come sappiamo non ha più aggiornamenti disponibili. Sappiamo che Lumia è ancora utilizzabile sugli smartphone ed è scaricabile seppure non da Google Play. Tuttavia, in futuro non verranno rilasciati aggiornamenti. Credo che l'idea di Smartbot di creare Speedlight sia vincente, soprattutto in questo momento in cui non ci sono valide alternative. Se ti piacciono i miei video, non dimenticarti di iscriverti al mio canale, lascia un like e un commento. Arrivederci al prossimo video. Ciao!